Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danino Toninelli a Gioia Tauro. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha predisposto la nuova edizione della propria carta dei servizi. Rinvio a giudizio per 22 ex consiglieri del comune di Crotone coinvolti nell'inchiesta denominata Gettonopoli. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1 TV. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha predisposto la nuova edizione della propria carta dei servizi, rinnovata nell'impostazione grafica ed espositiva e nei contenuti. È quanto si apprende da un comunicato del TAR Calabria. Il documento, nella sua nuova elaborazione, scritto nella nota, si propone di garantire agli operatori della giustizia e ai cittadini un valido strumento operativo di facile fruibilità e con collegamenti ipertestuali esterni che completano le informazioni utili alla conoscenza del servizio giustizia amministrativa erogato dal TAR. L'elaborato contiene le varie informazioni logistiche sulla struttura. Indirizzi, orari di apertura, struttura giurisdizionale, personale amministrativo, eccetera, e tutte le altre informazioni rilevanti sull'attività espletata, e dedica un'ampia e articolata sezione al processo amministrativo telematico, conseguente all'obbligo di depositare gli atti relativi al processo amministrativo in modalità telematiche, con suggerimenti ed approfondimenti anche di carattere tecnico, aventi lo scopo di facilitare le attività dei professionisti che, a vario titolo, lo utilizzano. Premeditazione e omicidio del prossimo congiunto sono le aggravanti contestate dal PM della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, Ciro Luca Lotoro, nel corso dell'udienza preliminare per l'omicidio di Nicola Colloca, l'infermiere di 48 anni ucciso nel 2010 ed il cui corpo fu dato alle fiamme. Accusati dell'omicidio sono la moglie e il figlio della vittima, Caterina Gentile, di 50 anni, e Luciano Colloca, di 28, ai quali vengono contestate le due nuove aggravanti. Il rinvio a giudizio per l'uccisione di Colloca è stato chiesto anche per Michele Rumbolà, di 63 anni, amico di famiglia, cui è contestata soltanto la premeditazione. Movente dell'omicidio sarebbero state questioni di interesse in relazione ad una certa somma di denaro che era nella disponibilità della vittima. I legali degli imputati, in presenza delle nuove aggravanti contestate, hanno chiesto e ottenuto i termini a difesa. Il GUP Pia Sordetti ha fissato la data della nuova udienza per il prossimo 16 aprile. Il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, ha chiesto il rinvio a giudizio di 22 ex consiglieri del comune di Crotone coinvolti nell'inchiesta denominata Gettonopoli. La richiesta è stata avanzata al GUP Michele Ciociola. Per gli indagati in carica nella passata consiliatura, i reati contestati sono quelli di falso e truffa aggravata ai danni dell'ente e fanno riferimento a gettoni di presenza che sarebbero stati percepiti irregolarmente dagli ex consiglieri per le presenze nelle commissioni. Dalle indagini sarebbero risultate la presenza contemporanea di consiglieri in più commissioni ed indennità percepite malgrado l'interruzione delle riunioni. Complessivamente gli episodi contestati superano il migliaio. Personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno attuato le operazioni di sgombero di due immobili appartenuti ad una famiglia di 'ndrangheta attiva nel territorio di Rosarno e illecitamente occupati. L'attività si è svolta senza turbative per l'ordine pubblico, lo riferisce in una nota stampa la Prefettura di Reggio Calabria. Uno dei beni, già destinato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Rosarno per finalità alloggiative, è stato consegnato all'ente dalla stessa agenzia, mentre l'altro, di interesse governativo, sarà presto destinato. Sono 36 gli immobili sgomberati, è detto nel comunicato della Prefettura, da quando è partito il piano straordinario sgomberi, disposto dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Appartamenti, ville e terreni occupati dagli stessi proposti o da loro familiari e amici, finanche attività commerciali condotte dagli stessi, sono state restituite alla collettività. I risultati raggiunti con l'attuazione del piano straordinario sgomberi segnano l'ennesimo punto a favore dello Stato nell'incessante lotta di contrasto all'andrangheta e di ripristino della legalità. Gli sgomberi hanno infatti interessato, oltre al capoluogo, 16 comuni dell'intero territorio metropolitano.
È stato accolto in parte dalla Cassazione il ricorso della difesa del sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, contro l'ordinanza del riesame di Reggio Calabria che lo scorso 16 ottobre gli aveva imposto il divieto di dimora a Riace. In particolare, i supremi giudici hanno annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo T della rubrica e alle esigenze cautelari e si rinvia per nuova deliberazione su tali punti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame. Il resto del ricorso è stato respinto. Lucano intanto continuerà a risiedere a Caulonia Marina, pochi chilometri da Riace, in attesa del nuovo verdetto dei giudici di merito. Cambiamo argomento. L'autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero, manderà ad MCT una messa in mora per inadempimenti contrattuali. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Gioia Tauro, incontrando i lavoratori del porto. Avremmo certamente voluto un accordo, ma siccome questo accordo non c'è stato e una delle due parti che tengono in mano la concessione non ha voluto, diciamo, cedere e trovare questo punto di incontro, ovviamente siamo obbligati a far rispettare quanto sta scritto nella concessione. Nella concessione c'è scritto che ci sono degli obblighi di manutenzione e degli obiettivi da raggiungere. È inutile nascondere che in questi ultimi anni, negli obiettivi, perché il numero di container è calato, negli obblighi di manutenzione sono stati garantiti e di conseguenza siamo obbligati a mettere i puntini sulle i, a ricordare che c'è un contratto, che il demanio è marittimo pubblico, che la concessione è data per rispettare questi obblighi e partirà nelle prossime ore una messa in mora dove sta scritto semplicemente che devono essere rispettati questi obblighi e questi obiettivi. In alternativa ci sarà solo che la decadenza. Speriamo che non si debba arrivare alla decadenza. Allora, MSC ha scritto una lettera di impegni generale, di impegni ad investire a rilanciare il porto. Ovviamente aspettiamo anche che arrivi un business plan, quindi un piano con all'interno dei numeri relativi agli effettivi investimenti da poter fare nei Vi prossimi siete dati una anni. scadenza con MSC? La scadenza, no, la scadenza sono i 30 giorni, 30 giorni entro i quali il MCT, il concessionario, deve riprendere ad investire perché non tutte le gru che vedete sul demanio marittimo oggi sono utilizzabili perché non sono state correttamente Ministro, ecco, per aumentare la scusa se movimentazione, c'ho. però non pensa che bisognerebbe anche investire sul retroporto, non soltanto sul terminal, e collegare finalmente questo porto anche alla rete ferroviaria, una cosa che si aspetta ormai da decenni. Sono pienamente d'accordo, ma se i container non arrivano, cosa si investe sul retroporto? Prima facciamo tornare i container, e questo è un porto che può tranquillamente tenere fino a 5, anzi più di 5 milioni di container, dopodiché investiamo. Io oggi avrò un incontro con i vertici di RFI proprio per la parte ferroviaria, perché vogliamo trasformare il porto di Gioia Tauro non solo in un porto di transshipment, ma in un porto di sdoganamento, e vogliamo che i container vadano su ferro e vadano su per il nord Italia e anche in Europa. Ma noi guardiamo al futuro di Gioia Tauro e del porto con una visione diversa per certi aspetti. Cioè, sicuramente bisogna garantire nell'immediato il lavoro alle maestranze, ma bisogna anche pensare al dopo. Il dopo per noi è una governance del porto dove anche i calabresi siano presenti attraverso una compagnia, una nuova società, dove ci sia il capitale privato degli imprenditori disposti a investire, imprenditori calabresi, della Regione Calabria e delle Camere di Commercio. È una visione strategica per il futuro di Gioia Tauro, altrimenti rischiamo di cadere dalla padella alla brace e questo sicuramente nessuno di noi vorrà arrivare a questo tipo di soluzione. Quindi una governance per il porto, ma anche per l'autorità portuale. Noi da 3 anni e più che abbiamo un commissario che governa l'autorità portuale. Al di là della persona, una persona squisita, qui ci vuole un manager, perché se i volumi di traffico del porto diminuiscono, è pur vero che nessuno va in giro per il mondo a fare marketing, ad acquisire nuovi clienti. L'abbiamo detto al ministro nell'incontro privato che abbiamo avuto come Confindustria e come un'industria. Perché qui io ho rappresentato anche il collega Mazzuca che per impegni improvvisi non è potuto essere presente. Ho fatto presente che il porto di Gioia Tauro, l'area industriale di Gioia Tauro, la Calabria soffre perché la reputazione che ha
è negativa. Dell'Andrangheta è presente ormai non solo in Calabria ma in tutto il mondo. Le cronache hanno evidenziato, evidenziano che gli sbarchi di cocaina avvengono a Genova, alla Spezia, con grandi e enormi quantitativi, ma solo di Calabria e del porto di Gioia Tauro si parla. Fin quando non ci sarà una comunicazione positiva che parli in modo chiaro, onesto, senza nascondere nulla della nostra realtà, nessun imprenditore verrà qui a investire. Quindi ho chiesto al Ministro che si faccia una comunicazione positiva della nostra realtà, delle nostre potenzialità, perché abbiamo la più grande infrastruttura che è il porto di Gioia Tauro, abbiamo ettari di terreni che possono accogliere le aziende, abbiamo capannoni vuoti, quindi c'è tutto quello che serve a chi vuole fare impresa, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Le multinazionali vanno cercando siti come quello di Gioia Tauro e noi qui su questo dobbiamo investire tanto per far parlare bene, invitare in Calabria opinion leader, giornalisti che descrivano la realtà. Non vogliamo sconti, noi diciamo soltanto dite la verità. La verità è a volte anche un atto di rivoluzione e noi questo auspichiamo per lo sviluppo e il riscatto della nostra regione. Il comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Carmine Lopez, ha fatto visita al comando regionale Calabria e al comando provinciale di Catanzaro. Lo rende noto un comunicato della Guardia di Finanza. Il generale Lopez, accolto dal generale Fabio Contini, comandante regionale Calabria, dal generale Davide Rametta, comandante provinciale di Catanzaro e dal comandante del locale nucleo di polizia economico-finanziaria, ha incontrato nelle caserme dei reparti del Corpo di Catanzaro una rappresentanza di militari, di delegati del COBAR, nonché alcuni soci dell'Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo di Catanzaro e Lamezia Terme. Nel corso degli incontri il comandante interregionale ha rivolto un indirizzo di saluto a tutto il personale presente e ha espresso parole di apprezzamento per l'incessante impegno, la professionalità e l'altissimo senso del dovere con cui ogni giorno donne e uomini della Guardia di Finanza si adoperano per la tutela della legalità in Calabria e il contrasto ad ogni forma di sleale concorrenza nei confronti di quegli operatori calabresi corretti e rispettosi delle norme. Successivamente il generale Lopez, riporta ancora il comunicato, si è intrattenuto con le autorità del capoluogo calabrese prima di recarsi in conclusione della visita nella caserma della prima compagnia di Gioia Tauro, di stanza nell'omonima area portuale sita nel comune di San Ferdinando, ove è stato accolto dal comandante del gruppo, tenente colonnello Giampiero Carrieri. A conclusione, l'alto ufficiale ha fatto rientro alla sede di Palermo. La spiaggia di Tropea si conferma anche quest'anno in una posizione di vertice della speciale classifica stilata dal portale turistico TripAdvisor e dedicata alle località balneari più belle della penisola. Per gli utenti del portale, la perla del Tirreno si posiziona al terzo posto dietro solo alle siciliane Spiaggia dei Conigli di Lampedusa e Cala Rossa di Favignana in provincia di Trapani e davanti a quelle della Sardegna. Località turistica sempre molto frequentata, Tropea ospita spiagge straordinarie, la più frequentata delle quali è quella della Rotonda, visibile dall'affaccio che dà sul Golfo di Santa Eufemia e che vede sulla sinistra la caratteristica chiesetta della Madonna dell'Isola. Un luogo di straordinaria bellezza visitato da turisti e non solo, come dimostra l'apprezzamento espresso da quasi 3.000 recensioni, delle quali 98% positive, che hanno consentito al luogo simbolo della cittadina tirrenica di rimanere sul podio. E questo per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del TG di S1 TV.